Buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio settimana, ben ritrovati, benvenuti nella prima live di Zelda Link's Awakening. Dopo un gioco molto importante come Untitled Goose Game, torniamo su giochi magari di caratura un po' diversa, per quanto è stata una parentesi interessante, ecco, sicuramente è stato divertente, non da platinare. Che schifo il lunedì, ci dice Dio Carrambola, che nickname hai? Effettivamente il lunedì è un giorno particolare. E intanto Ticci ci fa una donazione, ci scrive: buon lunedì Chiara, sono davvero contenta che a parte Link's Awakening in live, la saga di Zelda è in assoluto la mia preferita. Aspetta che continuo a leggere di qua. E quando giocai al gioco originale su Game Boy mi commossi tantissimo, spero davvero che ti possa piacere, buon risveglio. Ma grazie mille, grazie davvero. Guarda, io ero davvero molto curiosa di provare questo gioco, intanto è rimasto squit qua sopra. Ora lo cambio. Allora, come si cambia? Dove sei qua? Lo cambiamo e ci scriviamo Long gli spazi a qua no, niente spazi, troppi spazi, allora non mettiamo gli spazi. Così. Ci entra. Togliamo gli spazi. Ecco. Long's Awakening. Perfetto. Ora ci siamo. Ora ci siamo. Troppo lungo. No, ora è a posto. Ora è a posto. Dicevo, quando è arrivato il gioco a casa, ero troppo curiosa di provarlo, quindi mi sono fatta un inizio di partita, ma ne iniziamo, dicevo, una nuova insieme. Quindi intanto ci guardiamo il filmato iniziale. Very bello, molto bello. Longs. Perché fa così ridere Longs? È come il meme di Stonks. Perché fa ridere Stonks? Quanto è bello questo inizio. No Tonks. Sigma è ancora in punizione da ieri, no. E il nostro povero Longs si ritrova a naufragare su questa bellissima isola di plastilina. Ragazzi, quanto è bella la grafica di questo gioco. E non nel senso classico, no? La grafica iperrealistica. Questa è una grafica di plastilina ed è meravigliosa. Sembra di giocare dentro un plastico. E a me questa cosa piace un sacco. Sì, l'introduzione è veramente molto molto bellina, l'introduzione animata. E intanto il panettiere si abbona per il 18° mese, ci scrive Stonks. Giustamente, grazie mille, caro. E allora siamo pronti a cominciare il plastico dell'oca. Mi alzo un pochino il volume in cuffia. Ottimo, un uovo! Sì. Allora, intanto leggevo per... Rispondo, eh. Axel che chiedeva: c'è un dispositivo o programma per eseguire il recording screen tramite Nintendo Switch? Il recording screen cosa intendi? Intanto noi facciamo una nuova partita. Chiaramente un nuovo di Pokémon, modalità normale. Va bene, Link. Fantastico. Dicevo, per recording cosa intendi? Perché la Switch ha la possibilità nativa di registrare dei brevi video, basta tenere premuto il pulsante per fare le screen, che quello sul gioco. Ma anche questo viene obliterato dal green screen. Vabbè.
Dicevo, sul Joy-Con sinistro, questo pulsante qua è quello che permette di fare gli screenshot. Tenendolo premuto si possono registrare. Devo chiamarlo Lonk. Ricominciamo, lo chiamiamo Lonk. Poll, dai. Mentre spiego questa cosa, fate una poll. Link o Lonk? Poll al volo. Allora, intendo da Switch su PC. Noi utilizziamo una scheda di cattura che si chiama Elgato, cioè è di marca Elgato, e praticamente la scheda di cattura è un aggeggino grosso così, più o meno, che ha tre porte. Una è la porta che serve per collegarla al computer ed è una tipo C, due sono porte HDMI, una di ingresso e una di uscita. Praticamente, riguardo la Switch, l'uscita HDMI, il cavo HDMI, che solitamente si collega al televisore, va collegato dentro l'ingresso input dell'Elgato, e poi un altro cavo HDMI va collegato dall'ingresso, dall'uscita output dell'Elgato al monitor di riferimento. Io infatti ho davanti due schermi, uno dei quali ha l'output HDMI. Mentre tramite il cavo tipo C si collega al computer e di conseguenza si può anche includere, per esempio, in un programma di regia come OBS. E intanto Daniel ASR si iscrive per la prima volta. Allora, benvenuto nel nostro gruppo dei subbini. Adesso, se scrivi a un moderatore in privato, ti potrà passare il link per entrare nel nostro gruppo Telegram super segreto. L'avete fatta la poll? C'è Sigma che miagola disperatamente in the distance. Sigma meowing in the distance. Allora, intanto che aspetto. Poi dai da mangiare al gatto quando puoi. Bellissimo. Posso adesso? Fantastico. Intanto che Ah, aspetto. il cronchello tattichello. Quanto manca? Ancora 7 ore. Dicevo, intanto che aspetto per i risultati della poll, io voglio farvi vedere una cosa. Questa cosa che voglio farvi vedere è una cosa fichissima. Ragazzi, questa è la grafica della maglietta attualmente in vendita su TT. La potete acquistare con uno sconto. Inserendo il nostro codice sconto Giovannone potete trovare il nostro link spammato dal Nightbot in chat o anche in descrizione della live. Questa maglia è disponibile solo per altre 7 ore. Questa è la maglia, cioè datemi una leva, vi solleverò il mondo. E giustamente l'urlo di Izma, l'altra leva. Cioè, cosa si può volere di più se non questa maglia meravigliosa? Allora, ci sono 7 voti per Link, quanti per Lonk? Lonk, ma non scherziamo ragazzi. Lonk's Questa live si chiama Lonk's Awakening. 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 Fatemi vedere i risultati. Cosa ho spostato? I risultati, io intanto voto per Lonk. Attualmente sono 53 voti per Lonk, 14 per Link, 5 per altro. Qual è altro? Cos'è altro? Lonk nel wok. Aumentano anche i voti per Link. Ho votato altro perché deve chiamarsi Lonk con l'H. Lonk Lonk Ranch. Lo chiamiamo Kronk. Altro è proprio il nome. Ah, ok. A chi devo chiedere per il gruppo Telegram? Devi chiedere a un moderatore. Lo puoi riconoscere grazie alla spadina prima del nome. Maiuscolo, vero? Ah, giusto. Giusto, tutto maiuscola. Altro per Lonk con l'H. Ma Lonk con l'H mi sembra scritto male. Però mi sembra che Lonk stia assolutamente obliterando Link. Quindi, visto che siamo in... Zio Reginaldo. Visto che siamo in una live democratica, riavviamo e lo chiamiamo Lonk. Link.
È come l'Empi, il meme con la falena. E allora ne approfittiamo e ci riguardiamo il filmato iniziale. Quanto è bello! Quanto sarebbe figo un gioco con questa grafica qua, disegnato in questo modo. È bellissimo. Mario. Long Island. In stile Ghibli, molto fico. Allora, sembra un anime di Miyazaki, molto bello, yes. E allora, mi ha già segnato nuova partita. Nuova partita! Riempiamo tutti i salvataggi, vera? Allora, lo chiamiamo Lonk. Intanto Stuntler John ha regalato una subbina a Daniela Ferricelli. Allora, grazie del regalo e benvenuta nel nostro gruppo dei subbini. Lonk tutto maiuscolo. Welcome. Oh, nose. Nose. Lonk. Finalmente inizi anche tu, Link's Awakening, goditi il gioco, soprattutto le host che sono fantastiche, non vedo l'ora. Se metti Mario o Zelda viene la musica, è carino. Ma senti, ma quel fulmine al potere far diventare tutto puccioso, evidentemente. Slonks, tutto in caps? No, dai. Tutto in caps o non in caps? Senza polvere, de decidete al volo in chat. La prima live della serie Jumbo, yes, la iniziamo adesso. Ci stiamo incartando su come chiamarlo, con lo zero. Con lo zero al posto della O. No caps. Caps. No caps con caps. No caps. Non caps maiuscolo. No caps. Caps non caps. Ciao Ferdi. Caps. Tutto in faker. No caps. No, solo la prima lettera. Deve essere meme il caps obbligatorio. Normale, no caps. Mi sembra che il no caps sia un po' più. Dai, facciamo un'altra poll. Allora, le scelte sono long tutto caps. Long senza caps, solo la prima maiuscola. E poi long senza caps, ma con lo zero al posto della O. Una poll con queste tre scelte. Fatto 30, fai 31 tutto in caps. Link's Caps Awakening. Stronks, esatto. È bello Lonk. Pulse Awakening. Lonk con lo zero. Dovrei gridare ogni volta che lo nomini, non mi sembra il caso. Lonk tutto in caps. Clonk. Stonks. Lonk tutto in caps con lo zero. Le opzioni sono o così. O così. Anche così fa ridere. Slonks. Oppure normale così. Lonk. Vai, votate. Un minuto per votare. Votate fastissimo. Intanto mi apro la poll. Caps con lo zero. Allora, attualmente abbiamo Caps con lo zero che sta in vantaggio con il 50% dei voti. Poi abbiamo No Caps 33% e Caps 15%. Lonk senza Caps è proprio triste. Ancora 20 secondi prima della chiusura della poll. Ancora 15.
Ancora 10. Ultimissimi secondi per votare. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, 0, basta. Fine del tempo, vince Caps con lo 0. Con 65 voti, 32 voti per no Caps, 16 voti per Caps. Quindi ha vinto Caps con lo 0. E allora... ci mettiamo lo 0 e poi ci mettiamo... ok. Long. Ieri sera chi ha vinto la battaglia tra il Team Sigma e il Team Chiara? Ho vinto io, ma è stata una vittoria molto sofferta. Oh, come sta soffrendo il nostro povero Long. Oh, finalmente, ci dice Merin. Temevo che non ti svegliassi più. Ti giravi e rigiravi come se stessi facendo un brutto sogno. Chi? Zelda? No, io mi chiamo Marin. Forse sei ancora un po' frastornato. Ti trovi sull'isola di Kolint. Di Kohonk. Parliamo con Merin. Segui il viottolo verso sud per arrivare alla spiaggia dove ti ho trovato. Però stai attento perché fin dal tuo arrivo sono sbucati un sacco di mostracci. Andiamo anche con te. E la lonca. Sembra tutto così meno epico. Lei è Marin con il 4 al posto della A, giusto? E lui è Tarin con il 4 al posto della A. E intanto Gold93 ci fa la donazione e dice: tuo fratello, dovete smettere di portare giochi che compromettono la salute del mio portafoglio. Non vi è bastato il Giappone, ora per colpa tua sono ancora più tentato di prendere Long's Awakening. Ma che dobbiamo fare? Allora, finalmente ti sei svegliato. Io sono Tarin, ti senti meglio, sì? Ah, vuoi sapere com'è che so il tuo nome? No, non c'è trucco e non c'è inganno. Guarda, l'ho visto sul retro di questo scudo qui. Yeah. Adesso abbiamo la possibilità di respingere i nemici con la R. E intanto Chomp VGC si iscrive per il secondo mese. Grazie mille. Intanto qui abbiamo gli oggetti personali di Tarin, che giustamente si dice: oh, che stai a fare tra le mie cose? Chi ti ha insegnato a fare così? Manchiamo di educazione. Qui abbiamo invece una base per qualcosa. Sopra c'è scritto Goomba. E qui abbiamo anche un'altra base. E sopra c'è scritto Pianta Piragno. Abbiamo un vaso, ma è troppo pesante. Non siamo mica così forti. Tu hai da dirci qualcos'altro? C'era anche qualcos'altro arenato sulla spiaggia. Se vai a dare un'occhiata, stai attento ai mostracci. Sarà una coincidenza, ma fin da quando sei arrivato tu, Long, li ho visti spuntare dappertutto. Sono molto contenta di averlo chiamato Long. Mi fa ridere ogni volta che ci chiamano. Long's Awakening. Questo gioco è sempre stato severo con i guardoni e i ladri. L'intera serie, direi. Eh sì. Allora, abbiamo una gallina. Portiamola in giro. Lanciamola alla volpe. Non la devo beccare. Lanciamola di nuovo alla volpe. Ciao volpe. Signore, se ti viene voglia di salvare, apri il menu delle opzioni. Ci si arriva aprendo lo schermo degli oggetti con più. Poi bisogna premere R e si arriva a quel menu. Ma io non ci capisco niente, sono solo un bambino. Poverino. Quanta poca stima di te stesso. Allora, qui abbiamo il negozio. Ah, non ci possiamo ancora entrare perché non abbiamo la spada. Il telefono. Io questa prima parte l'ho già vista perché ero molto molto curiosa di vederle. Allora, drin drin, pronto, sono un Rira. Quindi con 1 e 4 al posto della I e della A. Se hai dubbi o domande sull'isola, chiedi pure a me. Mi raccomando, se ti perdi, telefonami. A proposito, al villaggio c'è una biblioteca, magari è una buona idea cercare qualche informazione lì. Ci sentiamo qui. Grafica così è fenomenale. A me piace tantissimo. Allora, villaggio Mabe. Tu che ci dici? Che mi racconti? Nonno urrà, io sono informissima, e tu? Oh, che bello. E qui invece abbiamo un Rira in persona, che però, non so come dirlo, ma chiamami per telefono, da fuori intendo, perché è molto molto timido. Poi qui abbiamo un altro piedistallo, una base per qualcosa, sopra c'è scritto pesce smack. E direi non c'è nient'altro da esaminare. C'è il telefono.
Ah, ok. Galleria Minitendo. Chi parla? Click. Ok. Mi sa che hai sbagliato il numero. Va bene. No, posso esaminarle solo di là. Uffa. E allora andiamo a vedere di qua. No. Mi era uscito fuori per un attimo un esamino, ma non ho capito. Ah, perché c'è un piedistallo, eccolo qua. E allora, base per qualcosa, sopra c'è scritto Calamaco. Fantastico. Tutti quanti i personaggini di Mario che andranno trovati in giro, I suppose. Dunque, di qui non c'è nient'altro. Qui dove ci siamo svegliati. Poi qui sopra abbiamo un'altra facility. E qui abbiamo benvenuto. C'è qualche prodotto che ti piace? Portalo qui da me. E abbiamo scudo, tre cuori, bellissima pala e un frammento di cuore. Appena ci farmiamo un po' di rupie, veniamo a fare shopping. Abbiamo un gallo. E il cartello ci dice qui riposa il gallo volante. E noi lo lasciamo riposare. Poi. Ruba tutto, ma cosa? Ma va. Sembra una base per qualcosa. Sopra c'è scritto Bau Bau. Il mio Bau Bau è così fiero del suo pelo lucido. Ottimo. E qui abbiamo Yap Yap. Mentre su questa base c'è scritto Yap Yap. Perché me lo chiedo. E intanto Diego 9364 si iscrive per il secondo mese. Grazie mille. Qui abbiamo un pozzo e qui abbiamo due bimbi che si dicono. I grandi dicono che quando uno non ha quasi più cuore, gli conviene andare a trovare una fata ragliosa. Perché? Boh, sono solo un bambino. E tu invece ci dici: mi hanno detto che si può premere meno per vedere la mappa dell'isola. E poi ci si possono mettere delle puntine con A e ricordarsi delle cose importanti con X. Che vuol dire boh, così mi hanno insegnato. E infatti qui abbiamo il villaggio con cabina telefonica e bottega. Qui abbiamo il nostro registro e poi possiamo mettere anche le puntine, ma per il momento non ci servono. Intanto Sebix007135 si iscrive per il 20° mese, ma grazie mille, ormai è uno dei veterani dei subbini. Siamo arrivati alla biblioteca. Allora, segreti e misteri di Colint, sei sicuro di voler leggere? E beh, direi proprio di sì. I caratteri sono minuscoli e non si legge niente. Ci vorrebbe una lente di ingrandimento. Dove potrei mai procurartene una su quest'isola? Forse se dai una mano alla gente, alla fine ne troverai una. E quindi questo lo vedremo più avanti. Atlante dell'isola, registro toponimi. Vuoi consultarlo? Va bene. E qui possiamo vedere tutti quanti i nomi, anche dei posti che non abbiamo ancora visitato personalmente. Per il momento non ci è utile. The Teletrasportibus. Sull'isola di Covalent esistono dei luoghi peculiari denominati punti di teletrasporto. Posizionandosi sopra uno di tali glifi è possibile viaggiare istantaneamente verso un altro punto di teletrasporto. L'unico limite di tale mezzo di locomozione è che si può scegliere come destinazione solo un punto già calpestato in precedenza. Ah, giustissimo. Come solitamente funziona con i teletrasporti. Divertirsi con le bombe. Dopo aver collocato una bomba al suolo, puoi tranquillamente riprenderla premendo A. Sempre tenendo la bomba tra le mani, puoi serenamente scagliarla premendo ancora una volta A. Oh, lo sapevi? Come scegliere l'oggetto giusto? Lo schermo degli oggetti che si apre premendo più è utilissimo perché consente di vedere tutti gli oggetti a disposizione. Basta selezionare un oggetto e premere il pulsante X e Y per assegnarlo a quel pulsante e usarlo in gioco. Durante l'avventura, prima o poi, tutti gli oggetti ti torneranno utili, quindi prova a usarli appena puoi. Va bene. Non si calpestano le aiuole, giusto. Guida la mappa ai ricordi. Va bene.
Premendo meno si apre la mappa dell'isola e con R si può cambiare la visuale. Le parti abbozzate sono quelle che non hai visitato. Se c'è un posto che vuoi marcare per poterlo ritrovare facilmente, vacci sopra col cursore e premi A per segnalarlo con una puntina, l'abbiamo già visto. X per vedere i ricordi delle conversazioni avute nei momenti salienti dell'avventura e altri dati. Quindi non devi prendere appunti, ma così è troppo facile. Giusto. La tecnica segreta dell'attacco rotante. La tecnica dell'attacco rotante è tramandata di generazione in generazione dalla famiglia dell'eroe. Per eseguirla bisogna tenere premuto B e caricare l'energia. Quando la carica arriva al massimo basta lasciare il pulsante. Tu ci riesci? Guida l'impiego dello scudo. Tenendo premuto il pulsante R è possibile non solo difendersi dagli attacchi ma anche spingere i nemici. Oltre allo scudo normale esiste anche la versione a specchio che consente di riflettere i raggi. Quindi, e questo non ci arriviamo. Una libreria. Lo sapevi già? Va bene. Dicevo, a questo libro non ci arriviamo. Toccherà tornarci più avanti. Ci torneremo dopo. C'è un avviso di Windows. Or dunque. Non facciamoci prendere dai calamari e andiamo a recuperare i nostri possedimenti sulla spiaggia. Che almeno è un granchio. La prima anta vicino al salone. I bombospini. Oh, arriva un gufo. E questa parte l'ho già vista tutta perché sto andando un po' più spedita. Così sei tu il proprietario di quella spada, ragazzo. Adesso capisco come mai i mostri hanno iniziato a comportarsi in modo strano. Gufonia. L'araldo del risveglio del pesce vento è finalmente giunto tra noi. La leggenda narra che l'araldo non potrà abbandonare l'isola prima di aver svegliato il pesce vento. Viene all'ingresso del bosco misterioso a nord del villaggio. Intanto Pesciglio si iscrive per la prima volta. E allora benvenuto o benvenuta. Grazie mille della subscription. Scrivi a un moderatore per farti mandare in chat privata il link per accedere al nostro gruppo Telegram. Allora, recuperiamo la nostra spada. E ora è proprio la tua perché c'è scritto sopra il tuo nome. Prendendo a destra e manca, premendo B e fai piazza pulita dei nemici. Cominciamo a farmare le rupie. L'armadio ha tante ante. Ce n'è una che è accanto all'ingresso. Apri quell'anta, dentro c'è una borsa. Allora, qui per il momento non si può far nulla. Niente di che. Or dunque andiamo avanti. Grata. L'ho scovato, bravo. Stonks. L'ho scovato. Non ho capito. Non sono mica un rookie. Oh. Poi intanto ragazzi arrivano cose che voi non potete ancora capire, ma ancora per poco. In sottofondo. Tra un po' capirete. Allora. Giustamente non possono capire. Intanto grazie a Fedix che ci fa una donazione e scrive: buonasera Chiara, anche oggi insieme, che piacere. Oggi niente pancake ma scorpacciata di biscotti. Buona avventura. Mi fa molto piacere vedere sempre gli aggiornamenti su quello che mangi di volta in volta. È quasi come averti qui.
Come scopa Saito non scopa nessuno. Esattamente. Non possono capire. No, non possono. Capirete, ragazzi, capirete. Intanto grazie. È impossibile. No, è impossibile. È impossible level questa cosa. È assolutamente impossibile da capire. Non è un rookie, è un rookie. Con quale frase sono entrato, giusto, Shingon? Intanto grazie a Vanitas1991 che si iscrive per il 20° mese, grazie mille. Mi ricordo una certa live di Platino tutto questo. No, Fede Bongio dice... No, scusami, il re dei mustacchi dice che ha capito, ma secondo me è impossibile che possiate capire. Ma va bene così, ragazzi, va bene così. Capirete. A tempo debito, capirete. Era anche una battuta di pessimo gusto, eh. Quindi in realtà non fatevi troppi problemi. Che succede se provo a colpirlo? Sparisce! Ma allora! Colpisco anche... Dobbiamo farmare... Dobbiamo colpire tutto il colpibile! We reach now! Colpiamo tutto! Il problema di questi giochi quando il gioco io è che se si può farmare io mi metto a farmare. Abbiate pazienza. Ma io adesso posso mettere insieme delle rupie, quindi adesso farmo. E qui intanto c'è un'altra facility. Mentre Giuseppe NST si iscrive per la prima volta. E allora benvenuto. Sono una farmer. Totalmente sì. Benvenuto nel nostro gruppo dei subini. Fate mandare il link in chat privata su Telegram da uno dei mod. Tu che ci dici? Benvenuto alla bananeria di Saldo. Sono Saldo e questa è casa mia. Mi piace tanto collezionare inusuale cibo in scatola. D'altra parte mio fratello è un artista, quindi l'originalità è di famiglia. E qui abbiamo dell'acqua in casa. Tutto normale. Un coccodrillo blu. Sei, sono rispawnate le piante, il che vuol dire more chances to gain some rupie. No, ma avevo lo scudo attivato. No, ma avevo lo scudo. E intanto Simo097 si iscrive per la prima volta. Allora benvenuto anche a te. Anche te fatti mandare il link in chattola da uno dei nostri moderatori. Ricordatevi di entrare nel gruppo Telegram perché si fanno un sacco di cose super super segrete. Very important. Oh, siete rispawnati anche voi. Ma allora vi chiedo di nuovo. Tippi, sei rispawnato anche te? Se tutto il gioco qua, finisce qua. Rimarremo qui tutto il tempo. Abbiamo ottenuto un frammento di forza. Ora siamo fortissimi. Fatta prendere dall'emozione. Siamo arrivati già ben a 12 rupie. Wow. Fortunati cespugli in questa zona. E qui in fondo niente. Calamaro che era nascosto in mezzo alle fronde, pensava di scampare. La nostra spada infallibile.
Che roba qua. Ok, qui c'è una serratura per la quale non abbiamo la chiave. Come mi è sembrato Juanita Galar? Molto carino. Un rumore stranissimo fuori casa. Dicevo, molto carino, mi è piaciuto un sacco. Mi è piaciuto davvero un sacco. Le rupie ti conviene cercare nell'erba che c'è al centro del villaggio. Guarda, nella partita che avevo iniziato ci ho passato tipo l'80% del tempo in quella zona d'erba lì. Cioè, mi sono fatta tipo un centinaio di rupie prima di entrare nella prima grotta. Quali sono i mon assicurati sul team Chiara? Allora, attualmente sono Scorbunny, poi Wulu, ovviamente, poi Poltergeist e Scorbunny, Poltergeist, Wulu, Ponyta di Galar e siamo a 4. Questi sono già sicuri dentro il team. Non voglio colpire la volpe che poi si incazza. Colpita per sbaglio. Oh ragazzi, questo è Link's Awakening come farmer. Cioè Link che si sveglia e scopre di avere un'incredibile passione come giardiniere. Come redditizio il mestiere del giardiniere. Oh! Troviamo una conchiglia nascosta. Non sappiamo cosa farcene, ma intanto ce l'abbiamo. Ma è bellissimo perché il tempo di respawn di quest'erba è pochissimo. E infatti quando stavo facendo quell'altra partita stavo cercando di levarla tutta prima che respawnasse, tipo quasi impossibile. Il che è molto bello perché naturalmente respawna, la puoi tagliare di nuovo. Invece ce l'ho fatta ora, wow. Dicevo, respawna, la puoi tagliare di nuovo e di conseguenza more rupie. Allora, questa. Non vogliamo tagliare le galline che non ci hanno fatto niente, quindi ciao. È per il tuo bene. Raga, che bello. Quanto è rilassante questa cosa. Siamo arrivati a 48. E intanto X The Cure si iscrive per la prima volta. E allora benvenuto, benvenuta anche a te. Fatti mandare in chat il link per il link per entrare nel nostro gruppo Telegram super segreto da uno dei nostri moderatori. Intanto continuano dei rumori stranissimi fuori casa, io non capisco cosa sia. Cucchia blu. Siamo straricchi, ragazzi. Un'altra rupia blu. Siamo già a 80. Che bellezza è. Io non so perché, ma farmare i soldi dentro ai giochi è una di quelle cose che mi dà più soddisfazione in assoluto. Sono una persona semplice. Sarà perché non so. Deve essere una forma di accumulo seriale. Posso linkare, anzi loncare, una playlist di Spotify di questo gioco e dovresti passarla a un moderatore e poi il moderatore la può linkare, perché i link da soli non li potete mettere in chat, è una misura preventiva che abbiamo dovuto necessariamente mettere perché altrimenti è impossibile controllare quali link poi vengono mandati, è una misura anti-spam praticamente. E purtroppo ovviamente il lato negativo di questa cosa è che quando si vogliono linkare delle cose
delle cose normali non si può, però passala pure a un moderatore, così poi il buon Quilava, che ho visto già presente in posizione, la può linkare in chat. Non puoi postare long in chat. Voi poi rischiamo tantissimo. Ok, direi che siamo soddisfatti. Ora che siamo soddisfatti andiamo sulla strada. Se è sulla strada non posso dire di no. Ok. Dicevo, ora che siamo soddisfatti possiamo andare a spendere queste rubine. Ma perché mi dite tutti quanti di rubare la roba, ragazzi? Che succede se rubo? Gioco alla moda, una partita a 10 rupie, va bene. Usa i pulsanti per spostare la gru. Gioco tutta una questione di tempismo. Posizionati davanti ai pulsanti per giocare. Buona fortuna. Va bene. Allora. Destra. Vediamo un po'. Ruba il cappello al giardiniere. Ah no, aspetta. Robe belle accadono se rubi. Oddio, no, ma dai! Ruba nel negozio. E ti sciota. No, no, non voglio farmi sciottare, no. Allora. Ora. Ora. Non puoi cascare ora. Caschi ora è tutto quanto deciso dai poteri forti. Nel dubbio salva prima. Delinco per necessità. Vuoi giocare ancora? Va bene. Allora, a destra. Ma dai, ci è rimasto bloccato sopra. L'abbiamo persa, sì sì. Mamma mia. Devo farmare le rupie per questo. Allora. Dai, ora. Dai. Dai. Yes. Non promuovere il gioco d'azzardo. Questo è come il gachapon del Giappone. No, perché col gachapon del Giappone col cavolo che riesci a prendere la roba in due try. Dovevo andare ancora un po' più avanti. Devo mettere slots. Intanto Fez1996 si iscrive per il 14° mese. Scrive: ciao Chiaretto, ho preso anch'io la limited di questo gioco. Sono rimasta stupefatta dalla qualità Nintendo. Comunque anche prendere tutte le conchiglie e pupazze sarà soddisfacente. Non rubare, senti a me. Va bene, mi fido. Grazie per il resubino. Si resuba anche Vale Bibi, che si iscrive per l'ottavo mese e scrive: ciao Chiara, questo è un gioco che quando è uscito mi ha fatto pensare proprio a te. Sono contenta che lo parti in live. Ma che bellezza. Ma anch'io sono stracontenta. Guardate, da quando l'ho visto alle 3, mi è piaciuto un sacco. Tra l'altro, nell'area Nintendo a Los Angeles, le postazioni in cui era possibile provare Link's Awakening erano disposte intorno a dei tavoli al cui centro c'erano dei plastici che ricostruivano porzioni della mappa. Era carinissimo perché sembrava proprio fossero tirate fuori dal gioco, no? Erano veramente veramente belle. Si iscrive anche Storm Thunder 115 per la prima volta, allora benvenuto. Entra nel nostro gruppo Telegram, dove ci sono un sacco di contenuti interessantissimi, tra cui foto del gatto, le mie ricette e anche qualche attività super segreta riservata solo ai subbini. Allora, io intanto vado avanti col gioco d'azzardo.
ora è proprio... Dai. Dai. Raga. Due try per oggetto, eh. Due drive per oggetto. Farete live su spada e scudo? Certo che sì. Faremo le live, incominceranno però non al day one. Devo cambiare il titolo in Longs, giusto? Devo cambiare il titolo? Scusate, non cominceranno al day one perché il giorno di lancio di spada e scudo è anche il giorno in cui inizia la competizione internazionale del Sud America. Quindi streameremo l'internazionale e poi una volta finito l'internazionale faremo la live. Esattamente come l'anno scorso, Let's Go Pikachu, cioè Let's Go Eevee, l'abbiamo iniziato dopo perché c'era l'internazionale identico del Sud America. Allora... Dai, 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 dai. Questi. Ma non stiamo a perderci dopo tempo. Ci riproviamo fino a esaurimento rupie, dai. Dai. Vabbè, abbiamo ancora tre try. Troppo poco. Allora, devo farlo cadere molto prima, perché altrimenti ci mette troppo tempo l'animazione. Ah, se esci e rientri ci trovi roba nuova? Vabbè, ormai. Tanto voglio dire, con quanto è facile comunque prendere le rupie che servono. Proviamo ora. Dai! Oh, mamma, che culo! Raga. E questo... No, è troppo avanti. E come tempismo c'eravamo quasi, dai. Lo scudo non ci serve? Ah, beh, sti cazzi. Fatti aiutare. Vai. Va bene. Quanto vale? 50 rupie, fichissimo. Abbiamo ottenuto anche il pupazzo di Yoshi, che ci sembra di aver visto già in altri giochi. E beh, il frammento di cuore non capita tutti i giorni, no? E poi 20 rupie. Praticamente siamo entrati che ne avevamo 100 e ora ne abbiamo 80, quindi direi che siamo soddisfatti. Intanto Simivi Britannia si iscrive per la prima volta. E allora, benvenuto, benvenuta nel nostro gruppo. Grazie per la subscription. E come gratta e vinci? Costa 5 euro, puoi vincere 5 euro se ti sembra di non spendere niente, davvero. Hai vinto il pupazzo di Yoshi, è un sacco che ci provo. La mamma ne vuole assolutamente uno. Farmino. Raga, se non aveste capito, questa live è tutta quanta così. No, scherzo. Ora smetto, ora smetto. Smetto, posso smettere quando voglio. Cavolo, due rupie per arrivare a cifra tonda. Una rupia per arrivare a cifra tonda. Una.
Vediamo un po'. È quello che dicono tutti i viziosi. Oh, ma c'è una conchiglia. Giochiamo. Va bene, va bene. Ok, quindi lì c'è sempre una rupia rossa. Lo scudo non ci serve. A cosa serve lo scudo? Primo tre, raga. Se perdi quello che hai già, e come fai a perderlo? Te lo mangiassero? Ti possono rubare lo scudo? Oh no. E intanto Chris 994 si iscrive per il 17° mese. Grazie mille. Allora, sposto a destra. Grazie al fiocco abbiamo evitato il rischio di perderlo. Alcuni nemici lo mangiano. Poi un fischio di tiro voglio giocare, sì. I mangiatori di scudo. Che trauma! Salvetta di Yap Yap. Ci deve essere un mostro, un posto dove metterla in bella mostra. E noi sappiamo anche dov'è. Ma se rientro c'è altro? Ma quello è proprio solo un cuore? Intanto Altaia si riscrive per il 17° mese. Grazie mille. Allora, andiamo a mettere la statuina al suo posto. Qui. È una statuetta di Yap Yap, proprio come l'originale, ha bisogno di tanto affetto e molta pazienza. Fantastico. Ottimo. Questo l'avevo già scoperto, e abbiamo un altro frammentino di cuore, ottimo. Ci credo, sì. Ci posso credere, eccolo qua. Mai avuto il bisogno di comprare lo scudo, con un po' di attenzione riesce a fare tutto il gioco senza fartelo rubare. Ottimo. Intanto, un'altra info che mi è arrivata dal nostro gruppo dei subbini è che si può ottenere un extra non morendo mai, è Morbilong, non morendo mai durante il gioco, quindi cerchiamo di farlo. Intanto salviamo. Sì, salva qua. E io poi direi che in realtà si potrebbe anche sovrascrivere le cose che avevo fatto prima, giusto per avere il salvataggio nostro in prima posizione. Sono indeciso tra questo e Luigi's Mansion. Per quanto ne sai, cosa mi consigli? Oddio, sai che non lo so. Penso che se dovessi scegliere per forza uno dei due, propenderei per Luigi's Mansion. Anche quello l'ho visto alle 3. Cioè, non perché Link, cioè Link's Awakening sia più brutto o peggiore, però in generale, tra un gioco remake e un gioco nuovo, io tenderei sempre a scegliere il gioco nuovo di base, ok? E poi nel caso specifico, Luigi's Mansion sembra, a
assurdo come gioco, cioè sembra veramente fenomenale. Ha anche delle meccaniche magari un po' più fresche che io immagino possano un po' mancare in questo gioco, ok? E non voglio dirlo dipingendo Link's Awakening in maniera negativa, va bene? Però se avete visto per esempio l'ultimo video che abbiamo pubblicato, no? Quello con l'analisi delle interviste fatte da Game Informer, quando si parlava dell'assenza delle HM in Spada e Scudo, il discorso era: ci sono delle meccaniche ormai vecchie come il classico gioco impostato a serratura e chiave, dove per poter andare avanti c'è una serratura, per la serratura serve una chiave, vai a cercare la chiave, che è esattamente questo tipo di gioco qua, ok? E non me ne voglia appunto questo gioco, che al contrario a me ispira molto, per quello che ho visto, ho giocato la prima oretta più o meno, mi è anche piaciuto molto, però è sicuramente di stampo più vecchio, ok, no? Le MN, cioè le HM e le MN. Luigi's Mansion è un gioco di quest'anno, quindi secondo me, se devi scegliere fra i due, è più interessante. Secondo me. Intanto, allora, al test C695 si iscrive per il 18° mese, grazie mille. Daniel GG7 si iscrive per la prima volta, e allora benvenuto in famiglia. E Davide Ceretta ci fa una donazione e ci scrive: ciao Chiara, purtroppo oggi ho scoperto di essere circondato di colleghi di lavoro che pensano che guadagnare soldi facendo live gameplay di videogiochi da coglioni. Ragazzi, benvenuti nella prima live di Pokémon Pollice Verde. Franci, ci vediamo stasera. E vabbè ragazzi, ma un po' tutti quanti i settori dell'intrattenimento digitale subiscono questa, cioè possono subire questa considerazione da chi non segue, no? Perché nessuno di noi fa cose che sono fisicamente pesanti, e comunque anche questo secondo me è relativo, perché io inviterei per le persone che ci danno dei coglioni a farsi anche solo una settimana con i ritmi lavorativi che abbiamo noi, ma non importa, siccome non fisicamente non zappiamo la terra o non lavoriamo in cantiere, allora può essere facile la critica alla vabbè da coglioni, però sti cazzi, cioè non è una cosa che sinceramente mi tange in nessun modo. La gente che la pensa in questo modo non mi fa alcun danno, perché può continuare a avere la considerazione che vuole del mio lavoro, io lo faccio lo stesso, le persone a cui il mio lavoro piace lo seguiranno lo stesso, quindi pace di base. Allora, il nostro gufo dice: salve coraggioso eroe, araldo del risveglio, e benvenuto al bosco misterioso. Ti trovi sull'isola di Kovalint, un luogo arcano e di certo non segnato sulle mappe. Le sue leggi e la sua logica sfidano quelle del tuo mondo, giovanotto, e partire dalle sue coste è ahimè impossibile. Sappi che il pesce vento è la divinità di Kovalint, e fin quando sarà assopito le vie di uscita ti resteranno tutte precluse. A tal proposito, sai dov'è l'antro della coda che si trova a sud del villaggio? L'abbiamo visto prima. Cerca nella chiave in questo bosco e poi recati là. E ricorda, il pesce vento ti guarda. E andiamo. Allora, ci difendiamo dietro al nostro scudo. Stavo continuando a premere il pulsante sbagliato e non capivo per quale motivo non morisse. No! Mi hai preso le spalle, maledetto! Io allora prenderò le spalle te per vendicarmi. Allora, noi siamo entrati da qua. Right. Sì. Sì, siamo entrati da qua. E quella strada lì? Come ci arrivo? Questa non l'avevo vista. Che dice qua? Laghetto per pescare.
Ah già, qua c'è l'altro minigame. E quello scrigno che ho intravisto ci si arriverà da un'altra parte, I suppose. Vabbè, già che siamo qua. Va bene, va bene. Allora, tieni premuto per pescare e poi lascia l'amo. Va bene. Sì. Allora. E vai. Dai ciccio. Un pesciolino, sarà anche piccolo, ma tiene energie proprio come te. 36,55 centimetri. Cattura di queste dimensioni vale 13 rupie. Ne abbiamo guadagnate 3. Vai. E oltretutto un frammento di cuore. Ottimo, buono, buono, buono. E intanto Christian ci fa una donazione e ci scrive: "Hola Chiara, dopo tanto tempo torno a donare a 3 giorni di distanza. Cosa ne pensi della forma gallardata Ponyta e Rapidash? Secondo te, Saido, quale secondo tipo potrebbe acquisire oltre al folletto?" Beh, se mantenesse il tipo fuoco e fosse fuoco, folletto sarebbe molto molto carino. Se no, sinceramente non lo so. Immagino che andrà avanti evolvendosi in un unicorno, visto che Rapidash non si è visto. Continuiamo. A me piace sinceramente. A me piace molto. No, vai. Quanto è bellino Link che si sforza. Soddisfattissimo, vai. Pescato un pesciolino. Pieno di energie proprio come te. Ma ancora più piccolo di quello di prima. E va bene. E questo vale 9 rupie. Va bene. My Little Ponyta è già stato detto. Penso che siano 3 giorni di My Little Ponyta. Che c'è lì in fondo? C'è qualcosa lì sotto? C'è un oggetto? O fa parte del fondale? Lo posso prendere? Questo qua? Ah no. Sì! È una bottiglia. L'ho presa. L'ho presa. Fichissimo. Ma no. Perché si è rotta? Serve per le fate. Ah sì? Ma la posso prendere o serve... O serve... Una lenza diversa. È troppo pesante magari. Ah, c'è il pescione che rompe il cazzo. Ok, allora proviamo a prendere il pescione. Grosso, che gozzo che ha.
Abbiamo tirato un pescione così pesante che quasi ti sei pentito. Un pesce di 72 centimetri, questo sì che è un pescione. Un pescione. 23 rupie, facile facile. Come ricompensa per aver preso un pescione ti meriti di usare una nuova esca. Ottimo. Esca di peso medio, sarà più facile attirare i pesci che nuotano un po' più in profondità. Questa è la prima volta che tiri su un pesce di questa taglia, vero? Festeggiamo l'occasione con un frammento di cuore. Ma allora siamo arrivati a un cuore in più. Fantastico. Vuoi continuare? Boh, certo. Però cambiamo esca? Che tipo di esca mettiamo? Ho messo leggera. Ho cliccato troppo presto. A proposito di pesca, alla fine sei riuscito a completare il glossario dei pesci su Okami? Non l'ho proprio mai riaperto, ma prima o poi lo finisco. Ora, è qui sotto. Sti stronzi! Maledetti, vi pesco tutti! Vi pesco tutti quanti, cazzo! No, non è uscito fuori un altro! Maledetti! Dai! Dai, esce dall'acqua. Oh. Si può trovare il sacco di plastica, ma spero di no. È il momento di estinguere la fauna marina per questo affronto. Assolutamente sì. Intanto, Christian ci fa una donazione e scrive Streamlabs promo gift from Christian. Ma grazie, grazie mille, caro. Che era un messaggio preimpostato, però. Coperto troppo tardi, stavo ormai leggendo già. E intanto, Selena 89 si scrive per il sesto mese. Grazie mille, carissima. E 8 Andreas 9 si scrive per il quinto mese. Grazie, grazie anche a te. Allora, pesce un po' più piccolo di quello di prima. 23 rupie. Continuiamo, sì. Guarda, ma la lancia lontanissimo anche senza... anche senza... come si dice? Senza tenere premuto troppo a lungo. Dai, dai, stronzolone, dai. Andiamo a fare le finte. Allora, su, a bocca. Oh, sniper proprio. Un cecchino, ragazzi. Sì. Ho visto c'era un altro grosso, ma io voglio il barattolo. No, merda. Oh, ma non finiranno mai. Me lo fanno apposta. Io speravo che si dovesse uscire e rientrare come per il... Non ti voglio a te. Voglio il barattolo.
Sceo. Ampolla per fate, serve per portare una fata. Ok, ottimo. Vuoi continuare? No, basta. Sì, sì. Ciao, ciao. Ce l'abbiamo fatta. Ora siamo prontissimi. Siamo prontissimi. Andiamo qua. Abbiamo anche un cuoricino in più. Salvino. Salvino, salvello. Va bene. Ora. Fuori uno. Poi. Fuori due. Fuori tre. Fuori quattro. Vabbè, smetto di contare, non ha senso. Allora. In quanto tanuki, il mio naso è sensibilissimo alla polvere. Ok. E di qua, se non ricordo male, non si può andare, perché il tanuki dispettoso ci fa perdere nel bosco misterioso. E ci teleporta da un'altra parte. Ma noi non ci perdiamo neanche un po' d'animo. No! Pensavo di essere più in là. Vabbè. Mal di nulla. Di là non c'è nient'altro. Allora. Ghianda protettrice. Che dice questo cartello? Attenzione al suolo crepato, chi ci si ferma sopra finisce per cadere. Comprensibile. Ora entriamo anche di là. Prima voglio vedere. Ah, qua qui sopra c'è il tanuki, fantastico. E poi qui non c'è nient'altro. Qua da dove siamo entrati. Ottimo. E lì sotto c'è lo scrigno che vorrei aprire. Anche frammento di forza. Mi ho messo il turbo. Long nook. Allora. Obliterati i pipistrelli. E io. Or dunque. Qua si possono spostare tutto. Non credo. Fantastico. Una rupia viola. Questo. Io ci sono rimasta tipo un botto nell'altra partita, ma non lo posso prendere adesso, me lo confermate? Perché ero arrivata fino a quei teschi lì e poi mi dice no, troppo pesanti, non li puoi sollevare. Ok, fantastico. Perché io ero convinta di essere io che non stavo minimamente capendo come finire quel labirinto lì. E poi a una certa ho rinunciato e mi sono messa l'animo in pace, perché appunto immaginavo che non si potesse, perché ho provato ogni tipo di combinazione di movimento mi veniva in mente, ma non c'era modo di far niente. Abbiamo presentato il fungo. Very useful.
E abbiamo preso anche le ghiande a protettrice. Un fungo della live di 24 ore, giusto? Allora, per uscire... Posso spingere questa qui sopra due volte, no? Un'altra cosa, ecco, che non mi era piaciuta di questa zona è che non è minimamente intellegibile dove non puoi spingere i sassi. Cioè non ha senso che alcuni sassi si possano spingere e altri no. O meglio, che i sassi si possono spingere in alcuni luoghi e non si possono spingere in altri in maniera totalmente non intellegibile. Dunque, e questo qui là di così non va, e questo però sopra ci va. Pipiri pipiri. Cattivissimi i pipistrellini. Tutta l'erba tolta, tutto. Ragazzi, mi chiamavano il giardiniere. Ma sei pieno di pure io, torno a trovarmi quando pensi di non farcela più. Va bene. Non devo riperdermi a tagliare l'erba. Dunque qua è il giro fantastico. Il giro in tondo da qui sopra. Presa con la spada praticamente. E qui c'è quel cazzo di scrigno, non capisco dove, da dove si possa prendere. Ma che belle sono queste rupie blu! Lì niente. Oh no. Puoi spostare quelle rocce scure? Non ancora. Un fungo del sonno. Dammi qua che ti preparo una cosetta. Mi ha fatto crepare questa animazione, bellissima. Sono tipo io mentre preparo da mangiare, uguale. Usa la comparsa umana perché non ce n'è molta. Prova a spargerla su qualcosa qui nella mia casetta. Ho ottenuto la polvere magica e la possiamo assegnare dal menu. La assegniamo, direi, al tasto X. E se la usiamo qua, prova la sui nemici, vedi l'effetto che fa, alcuni li trasforma. Se ti finisce tornando nel bosco, prendi un altro fungo e te ne faccio un altro po'. Puoi anche tornare senza fungo, posso usare uno dei miei, ma dovrai pagare qualche rupia.
C'è il limite del portafoglio? Spero di no. C'è il limite? Attualmente a 190. De questi sono troppo pesanti. A mani nude non ce la farai mai. Probabilmente ci serve la pala. Io immagino. Cioè, ma posso ampliarlo, ok. Di 9.999 rupie. Ok, vabbè. Direi che allora per il momento siamo a posto. Ah, vabbè, comunque di qua non ci serviva passare. Devo passare di qua. Obliterato. Che è successo? Ho sognato di dare un morso a un grosso fungo saporito e poi tutto un tratto era un tanuki. Sì, lo so, una bizzarria, non ricordo molto, ma è stato proprio divertente. E beh, chi non vorrebbe essere un tanuki? Oh, e finalmente siamo arrivati allo scrigno. Che però non era quello che stavo vedendo. Hai ottenuto la chiave della coda, adesso puoi aprire il cancello dell'antro della coda. Fantastico. Un Beyblade. E Mario, sì, il doppiatore sembrava quello di Mario, sì. Prendi quella chiave e usala per entrare nell'antro della coda a sud del villaggio. Recupera lo strumento musicale che dorme nei suoi meandri. Forza, il pesce vento attende. E andiamo. It's me Mario, giusto. Allora, qui siamo. Palude de Goponga, bosco misterioso. Ok. Di qua si può fare qualcosa. Ah, qui c'è il telefono per parlare con il nonno. Sono un Rira. Lo sai che al villaggio c'è una biblioteca? Magari è una buona idea cercare qualche informazione lì se non sai cosa fare. Immagino che fino a quando non leggeremo tutti quanti i libri della biblioteca, lui continuerà a dire la stessa cosa. Ci mancano ancora due libri. Per leggere il primo che ci manca, abbiamo bisogno di una lente di ingrandimento. Mentre per leggere il secondo dobbiamo riuscire ad arrivare sopra gli scaffali. Ah già, mi ricordo, qua è un posto bruttissimo dove non ha senso andare ora. Quindi torniamo indietro. Silenzio ragazzi, non ti piace. Sì! Ma è strabello, questo gioco. Sono qui per una giusta causa. Dicevo, qui c'è uno scrigno al quale non siamo arrivati. Io suppongo che abbia qualcosa a che fare con il tronco d'albero bloccato dai massi. Ora si vedeva. Si vedeva. Si vedeva. Eccolo qua.
Ok, o forse è semplicemente dietro questa roccia e basta. Lo prenderemo quando avremo la possibilità di spostare le rocce. Cosa che teoricamente possiamo fare con la pala, perché se possiamo farlo con la pala io me la compro. Costava 200 rupie e ce l'abbiamo. Lonk. Sì, Lonk. Merita. Ho fatto pace con Sigma, sì, alla fine sì. Non posso farlo, no. Ma intanto la. Ragazzi, ha senso che la compri la pala adesso? Perché se serve la compro, se non serve a niente non la compro. Allora, se non serve con i massi, immagino che serva per magari sollevare le piante. Bellissimo, posso prendere le rupie anche con la spada. Allora, facciamo un saltino a vedere se il nostro amico del gioco alla moda ha cose nuove. La prendo, la prendo. Niente di nuovo, quindi. Ah no, aspetta, c'era un sacchetto. Cos'è il sacchetto? Ah, che è la polvere magica. Potremmo quasi pensare a fare un tentativo. Quante rupie abbiamo? Calcolando che 200 le spendiamo per la pala. 250. Ma è come dai polpetti, era troppo bellino. Se ho soldi, meglio spenderli, così potrò farmare più liberamente. È una filosofia che mi piace un sacco. Quindi andiamo a prendere il sacco di droga. Borsa della polvere quasi piena. Ah, ma quindi 20 è comunque il massimo. Questa bellissima pala viene solo 200 rupie, non è mica cara, va bene. Puoi divertirti a scavare, va bene. Frammento di cuore altri 200, ok. E questi sono semplicemente tre cuori, vabbè. E scudo 20 rupie. Ma se è lo stesso scudo del gioco... Dicevo, se è lo stesso scudo del gioco alla moda, in teoria non ha un cazzo di senso prenderlo. Oh no, ma non posso usarlo. Dicevo, lo scudo esiste anche nel gioco alla moda, dove però devi riuscire a beccarlo sulla piattaforma che si muove. E ogni partita del gioco alla moda costa 10 monete. Ha molto più senso andarselo a comprare direttamente, costa 20, però lo prendi a colpo sicuro. Prateria UQ con ancora più est villaggio degli animali. Ok, ma già speravo di correre, ma non si può. Qui poi abbiamo un bimbo che ci dice: quando uno salva poi ricomincia dove ha salvato, tranne che nei labirinti, in quel caso si ricomincia dall'entrata. E vabbè. E poi mi pare che questa casa ci mancava. Sul terreno sì? Ah, posso farlo sulla spiaggia, fichissimo. Ma che bello, vuoi regalare quel pupazzo di Yoshi a mio figlio? Che persona generosa, prendi questo in cambio. Scambiato il pupazzo di Yoshi con un fiocco, forse puoi scambiare il fiocco con qualcos'altro. Ok. Intanto Christian ci fa una donazione e scrive, non so se l'argomento è stato già trattato.
Dato che sono state aggiunte nuove cose sui titoli di ottava gen, cosa ne pensate se fosse anche il primo titolo Pokémon doppiato? Sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello, però secondo me è talmente fuori dallo stile di Game Freak, io non me lo aspetterei. Purtroppo. Sembra una base per qualcosa e sopra c'è scritto Marghibruco. Quindi qui abbiamo Marghibruco. Poi Bu. Quanti cazzo di figli hanno? Tipo timido e cupistrice. Va bene. Va bene. Quale pazzo regalerebbe un pupazzo di Yoshi? E quindi possiamo scavare. Ma anche qua! Picchissimo! Vabbè, a posto. Andiamo a vedere in spiaggia cosa succede. Intanto Nox e Gino Kami si iscrive per il 15° mese e ci scrive: ciao Chiara, sono appena tornata a casa dopo aver finalmente preso la patente. Come va tutto? Ok, ti sta piacendo il gioco? Ma che bello! Congratulazioni! Io ancora purtroppo non ce l'ho. Ma lo farò. Appena posso. A livello di tempistiche, la farò sicuramente. Posso tirare fuori quelle ghiande? Il gioco mi sta piacendo un sacco. Aspettavo che si potessero tirare fuori. Ah, uffa, queste decorazioni. Non mi piace più, non è incriminato. Vabbè, ma quindi è semplicemente random, puoi scavare e vedere cosa trovi. Vabbè, niente di esaltante in realtà. Però il fatto che sia in griglia permette di scavare in maniera molto soddisfacente e ordinata. Poi qui, ragazzi, ci possiamo giocare a forza 4. Come perdere tempo? Una guida pratica by Chiara. Guarda quanto è bello, però! Link può darsi a lavori socialmente utili. Esatto. Posso scavare in mare, no? Stanno scomparendo le altre, no! La pala servirà per due dungeon più avanti nel gioco per trovare alcune conchiglie segrete. Va bene, va bene. Vedo cosa. Ah, rimarginati. Sì, purtroppo sì. Ma
Ah, ma alla cosa ci arrivavo da sotto, mi sa. Rifacciamo un filo. No. È bello come quando li colpisci. No! Mi devo distrarre. Dicevo, è bello come quando li colpisci li spedisci in iperspazio, tipo. Oh, vai. Una fossa per i bambini. Vedi cosa succede se picchi le galline. Ma perché devi picchiare le galline? Perché siete cattivi? Eravamo cattivi nel gioco dell'oca, su, su. Ora siamo degli eroi, ci chiamiamo Lonk. Non possiamo essere cattivi. Vale la pena comprarsi la remastered di Okami su Switch? Se non hai mai giocato Okami, assolutamente sì. Assolutamente. Senza ombra di dubbio. Ma in realtà sai, anche se l'hai giocato, perché io comunque ho visto come era come era il gioco originale. Io ho giocato solo la remastered, sia su PS4 che su Switch. E sinceramente, secondo me non è godibile. Che preso? No. Dicevo, secondo me non è godibile, cioè rende molto 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 meglio il remastered, secondo me. Fico. Allora, emetterà un suono quando ti troverai vicino a una chiave. Ok. Tipi 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 tipi. Oh. Siamo dunque vicini a una chiave. Mai giocato, ma mi ha sempre ispirato a un puzzle adventure. Oddio, non credo. Calcola che tu sei un lupo, che è l'incarnazione di Amaterasu, che è la dea madre del pantheon giapponese, diciamo così, e ti muovi in un mondo che non è un open world, ha delle mappe con confini definiti, però dentro le mappe ti puoi muovere liberamente. Non è a percorsi stabili, come, cioè fissi come Pokémon, e hai anche la possibilità di muovere in libertà la telecamera. E ha un sistema di combattimento molto carino, che mischia sia attacchi fisici normali, sia la peculiarità di Okami praticamente è che tu crei una sorta di foglio, fai apparire un foglio dal nulla, e su questo foglio puoi dipingere con un pennello, e a seconda delle pennellate che fai hai la possibilità di creare vari effetti diversi. Puoi tagliare, quindi, o colpire le cose, puoi evocare l'acqua, il fuoco, il vento. Insomma, è molto molto carino, e la storia secondo me è molto bella. Senza contare che ha uno stile grafico meraviglioso, ma veramente meraviglioso, e rende molto meglio in remastered. Io ho visto qualche video della versione originale e sinceramente era molto più sporca, come è normale, insomma. Mentre adesso, rivestito, insomma, di nuova vita nella remastered Okami, è bellissimo, veramente bello, eh? In assoluto uno dei miei giochi preferiti, quindi io lo consiglio senza indugi. E poi sì, c'è la pipì divina, però non ti do altri dettagli sulla pipì divina, perché è una delle parti più divertenti del gioco, lo scoprirai te se vorrai giocarlo. Intanto grazie a Frino Walker che si iscrive per il secondo mese, grazie mille.
Allora, apriamo il nostro scrigno e troviamo la chiave segnalata dalla bussola. Intanto mi si sta addormentando un braccio. Ah, la cattiva circolazione, ragazzi. Ordine. Blindati dietro il nostro scudo, andiamo a combattere contro i pipistrelli. Prendiamo anche un frammento di forza. È bellina la musica quando prendi power up. E poi li spedisci via tipo alla velocità della luce. Another key. No! Una rupia persa, no! Grazie che era looking for pipì divino, assolutamente sì. Ed ecco la nostra chiave. Come uccidere i mostri? Spammare. Allora. Abbiamo la ghianda così. Dunque. Mi ha saltato un po' di roba. Noi arriviamo da qua sotto. Sì. Ci manca questa stanza qua. Li chiudo nell'angolo. Se ti chiudo nell'angolo non puoi saltare per sempre. Faccio anche te. Oh, la mia rupia in grillo. E qui abbiamo la mappa. Dunque, nella mappa noi siamo qua. Ci mancano ancora un po' di cosette. Troppo ridere sta cosa. Che cazzo faccio? Tu su un... No! Merda! Se esco e rientro si resettano? Ah, ma si blocca anche così! Ma dai! Non lo sapevo. Io voglio i cuori! Hai trovato il becco di pietra. Serve una sorta di buffo senza becco, che è comodamente qua accanto. E questo dungeon l'avevo già fatto. Però poi mi sono fermata qui. Sono arrivata esattamente in fondo a questo dungeon qua. E basta. Quindi il resto è tutto new. Quelli spinosi devi prima respingerli con lo scudo.
Ma se gli getto la polvere magica addosso allora. Ma mi hai colpito mentre ero lì. Non può saltare burrone, non ancora, mannaggia me che leggo nei momenti sbagliati. No, non posso saltare burrone per adesso. Allora, ci dovrebbe essere in teoria dei cuori, no? C'erano dei cuori da qualche parte. Ah, ecco, fantastico. Or dunque, yeah. Che brutto è quando le rupie si suicidano in questo modo. Fino a quando dura la live, altri 10 minuti. Finiamo questo dungeon e poi ci salutiamo for now. Una porta rifiuta di aprirsi, sposta il blocco a forma quadrata. Quelli spinosi devi prima respingerli con lo scudo. Benovo. Sta parte qua mi è piaciuta un sacco. Quanto è bellina. Ma poi quanto sono bellini i Goomba fatti così. Pi pi pi. Piripipi. Raga, quelle lame quante me ne sono beccate in faccia alla primissima run. Ora possiamo saltare. Quindi leviamo la polvere magica, perché sempre alla primissima run che ho fatto l'ho sprecata tutta, perché la usavo senza volere. Piripipi, ora possiamo saltare. Jump up in the air, sì, come Super Mario. Velocissimo. Pi 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 pi. Protettrice. Io ero convinta che anche qua si potesse saltare, invece non si può. Oh.
Posso saltare le lame? Davvero? Fichissimo! Ho ottenuto la grande chiave. E vediamo un po'. Allora, diciamo, questo dungeon l'ho fatto tutto e questa cosa qua è irraggiungibile. Ho visto che è dietro una parete di roccia che va rotta. Io non ho modo di romperla. Quindi... bisognerà aspettare. Chiave del Baus. Ehi, Baus. Proprio lui. Zori. Oddio. Allora. Merda. Avrei forse dovuto saltare. Sì, vabbè, salvare prima di entrare nel tempo. Vabbè, ma sei proprio stronzo. Anche io che sono immobile. L'ho colpito con la pala. Niente, il colpo di rinculo me lo becco sempre. Però c'è bene. L'abbiamo fatta. Una fatina. Ciao fatina. E io suppongo che mi serva questo. Quindi, Y. Rimettiamo. Ora I'm gonna save my partita. C'è un curello qui prima del boss. Non mi ricordo. Lo usciamo e ci curiamo e rientriamo. Non ti cura in automatico se muori. Immaginavo, essendo equipabile su un tasto. Andiamo a curarci. E curella 1. E frammento di forza non è necessario. E curella 2. Dai, ci refulliamo. Poi andiamo a fare il bash. E curella 3. Riuscissimo a trovare un altro cuoricino giusto per essere proprio full. Full sarebbe... giusto per stare tranquilli, sia mai che poi quel quarto di cuore che manca è quello che fa la differenza, qua ci sono sicuro. E ora siamo pronti. Ora dobbiamo stare attenti a non perdere la nostra perfetta forma fisica. Andiamo. Siamo ready. Lo spade. Mimmi.
Pom pom pom. Ah. Già. Effettivamente. E vabbè. Che me ne fa? Che me ne faccio? Nada. Posso sempre perdere tre cuori con le spade. Così da renderlo. Allora. Straniero in pigione. Gran scippo. Signor gran scippo. Signor gran scippo. Io immagino che non serva un cazzo scudarsi contro un boss. Un modo di muoversi totalmente imprevedibile. È fichissima, per carità. Mannaggia. Ok. Vabbè. E il primo passo. Ho ottenuto un portacuore. Il tuo numero massimo di cuori aumenta. La tua energia viene ripristinata. All'originale questo boss non era considerato un entry barrier. Non ne ho idea. You tell me. E abbiamo dunque raggiunto il nostro obiettivo, ovvero il violoncello della luna piena. Dopo esattamente 2 ore di live, quindi proprio tutto che torna. Abbiamo anche potuto farci il nostro farmello di rupie, che ci sarà anche la prossima volta, sappiate. Ottimo. Una palude, si apre una via dove i fiori sbocciano, che è la palude dove mi sono incastrata io nell'altra partita, piena di rovi, e non sapevo più che cazzo fare, ho morto 3 volte lì dentro. Fantastico. Allora, ha salvato in automatico, ma direi che salviamo anche noi. Quante rupie abbiamo? 120. Un bel numero tondo che non toccherei. Oh. Signor Gufo, cosa ci dice? Sei riuscito a recuperare uno degli strumenti delle sirene. Lo ammetto, all'inizio non credevo che ce l'avresti fatta. Comunque sia, devi sapere che quello strumento, insieme ad altri 7, ha il potere di risvegliare il pesce vento. E il mio incarico è quello di mostrarti la via per recuperarli tutti. Bene, la tua prossima destinazione è la palude Goponga a nord. Ottimo, questa cosa non l'ho vista. Ordunque abbiamo un obiettivo, ovvero recuperare tutti e 7 gli strumenti delle sirene. E salviamo. Yes. Tra l'altro, sei morti nell'altro. Nella prima partita che ho fatto, ma sì, ma perché non immaginavo che il game over avesse un qualche tipo di peso sul gioco, quindi, ma poi l'ho fatta proprio molto, molto così, perché volevo giusto vedere come fosse. Poi risalveremo sopra anche in quelle posizioni là. Ragazzuoli, io vi ringrazio. Ciao Fitz, io vi ringrazio. Mi sono bloccata perché non ero Lonk, giusto? Vi ringrazio per essere rimasti con me e con Lonk durante questa prima live di Lonk's Awakening. E continuiamo domani sera dalle 8:45 in poi. Vi ringrazio un sacco e direi di fare un raidino. Chi c'è in live? Berro Fronzo è in live, perché se è in live gli facciamo il raid a lui. Prossimo live di Lonk domani sera. Controllate se Berro Fronzo è in live, che se è in live radiamo lui.
che è venuto a trovarci l'altra volta. Oddio, no. Oh, ma poi non ammazzano questi mentre non guardo. È in raid, allora posso. Allora andiamo a raidare Berro Fronzo, che immagino si chiami proprio Berro Fronzo. Raid Berro Fronzo. Fantastico. Ragazzuoli, entrate nel raid e naturalmente gli andate a scrivere Lonk. Io vi ringrazio. Tutti nel raid. Come funziona il raid? Praticamente, siccome io adesso sto chiudendo la live, con questo bellissimo comando di Twitch voi potete spostarvi in massa nella live di qualcun altro. Ed è un modo che si usa solitamente per far conoscere altri Twitcher ai propri utenti, o comunque per, non so, scambiare così pubblico tra uno stream e l'altro. Io vi ringrazio, andate a salutare il signor Berro Fronzo da parte mia, scrivetegli long tutti quanti, e ci vediamo domani sera alle 8.45, mentre stasera siete sempre alle 8.45, sempre qui con Pokémon Colosseum con Sedone. Ciao belli!